stato individuato in Donne e guerra. Ci sono due opere di Euripide, estremamente diverse tra loro, perché le troiane che analizzeremo oggi sono una delle tragedie più brutte e più disperanti della produzione euripidea superstite, anche, devo dire, della produzione tragica dell'opera. Invece Elena, che vedremo la lezione prossima, è una sorta di commedia menandrea antedita, infatti definita in la tragedia. Perché finisce bene, ma soprattutto perché la sua trama è incentrata su una serie continua di colpi di scena che veramente la diciamo un po' di questo ripeteremo la lezione prossima. E infine, per quanto riguarda la commedia, c'è la Lisistrata, che insomma il problema della guerra viene risolto tutto al femminile, e quindi ancora una volta Aristofane. Penso che sarebbe bello magari il prossimo anno riuscire a organizzare le aree della commedia, una volta su una tragedia, sarebbe bello secondo me anche vedere l'altra faccia, insomma, del teatro classico. Ad ogni modo, è che Euripide, vedete l'immagine, ci accompagnerà per la lezione di oggi e per quella di martedì. Allora, riconosco con piacere molti noti e quindi diciamo che non mi soffermo più sulla vita del nostro tragediologo. Trovate in questa slide, poi se vi fa piacere, la invio a Luca, che invio a Luca il PDF, insomma la versione PDF, lui la potrà girare ora, sono quello che vi rimane una traccia della lezione. E dicevo, in questa slide ho riassunto alcuni dati fondamentali relativi insomma alla sua biografia. La sua famiglia è agiata, questo diversamente dalla trasposizione comica che facevano le figlie di un'avventuriera, ma a differenza dei suoi grandi predecessori della tragedia tragica, quindi a differenza di Eschilo e di Sofocle, Euripide non partecipa, come invece era costume degli aristocratici del tempo, alla gestione politica di Atene. E in effetti questo è molto moderno, un personaggio molto moderno, perché costituisce un po' la sua figura, il prototipo dell'intelligenza la torre d'avorio fino a un certo punto, perché in realtà le sue opere, le troiane in primis, nascondono dei chiari messaggi politici. La vita politica, diciamo, pubblica di Euripide è caratterizzata soprattutto dall'esilio volontario negli ultimissimi anni della sua esistenza in Macedonia. Questo è un segno del rapporto difficile che Euripide aveva con il pubblico ateniese e diciamo ci sono anche delle testimonianze indirette di questo legate al fatto che dei tre grandi tragediografi Euripide è quello che ha conseguito il minor numero di successi. Ha avuto tuttavia una sorta di rivincita, postuma però, perché le sue tragedie sono state quelle più riprese, più lette in tutto il corso dell'antichità. E hanno influenzato moltissimo sia lo sviluppo della commedia nuova, la commedia dell'Andrea, che anche lo sviluppo del teatro romano. Questo è dovuto, diciamo, a due fattori concomitanti: uno, che nella slide è segnato come numero due, in realtà, l'ho già ricordato prima, vale a dire che buona parte della produzione euripidea è costituita dalle cosiddette tragedie di intreccio o di dramma tragedia, vale a dire queste tragedie in cui c'è un lieto fine garantito da un sex machina, qui si arriva attraverso una serie di peripezie che davvero avvicinano molto la tragedia alla commedia. Un'altra ragione del successo di Euripide è dovuta al suo stile, che rispetto a quello dei predecessori, Eschilo in particolare, è uno stile piuttosto piano, abbastanza vicino al parlato, soprattutto uno stile che favorisce con la sua semplicità sintattica e lessicale l'indagine psicologica dei personaggi. Ecco, diciamo che Euripide, nel corpus della letteratura classica arrivata fino a noi, è, se vogliamo, il primo autore che ci consegna dei personaggi in senso moderno, delle figure la cui psiche, la cui individualità è scavata e cesellata. Personaggi di cui si indagano in maniera molto profonda, si potrebbe dire anche psicanaliticamente litterando, le ragioni dell'agire. E in particolare questo capita per i personaggi femminili, perché diciamo che la tradizione consegnava ai personaggi femminili dei ruoli meno rigidi, meno obbligati, e per cui con le donne Euripide ha più gioco appunto nello scavare le motivazioni che spingono questi personaggi
un esempio che si fa spesso è quello di Medea, che appunto, come sapete, si trova di fronte alla tragica decisione di dover uccidere i figli per vendicarsi dello sposo, che i figli era anche il padre, e lo specifico perché non è scontato, insomma, negli altri genealogici dell'antica Grecia. E sono versi di grande analisi per motivare appunto le ragioni che hanno spinto Medea a un gesto, insomma, alla palese, tanto innaturale. Ecco, dopo le sue versi di Euripide, questo è un rapido elenco, appunto sono 17, quindi ben di più che nel caso degli altri due tragediografi, perché alcune ci sono arrivate dalla selezione alessandrina, altre invece da un frammento di un'edizione che doveva conservare l'opera Omnia disposta in ordine alfabetico. Noi abbiamo i titoli, la cui iniziale era compresa tra Epsilon e K. Ecco, sia le troiane, sia Elena ci rimandano alla guerra di Troia. Quindi, come introduzione alla lezione di oggi, la guerra di Troia, diciamo, di cui trovate nella slide, è il momento conclusivo, insomma, questo cavallo di legno che voi sapete viene introdotto all'interno delle mura, ovviamente un inganno, perché al suo interno sono nascosti dei guerrieri greci che nottetempo usciranno dal cavallo e consentiranno dall'interno la distruzione della città. Diciamo che è una tattica tanto scorretta quanto divenuta ormai proverbiale, perché per esempio anche nel campo dell'informatica il cavallo di Troia è esattamente un virus che si finge, diciamo, il nuovo e che una volta aperto danneggia per sempre il computer. Con la guerra di Troia è naturalmente il soggetto dei due capolavori con cui si apre la letteratura greca, e mi riferisco naturalmente ai poemi numerici. Ecco, viene ripresa sulla scena anche le tragediografi in misura molto diversa. E naturalmente questo mio discorso, e questa è una precisazione necessaria, è influenzato, la forza di cose, dalle opere rimanenti, nel senso che quanto dico adesso potrebbe essere smentito da fortunati e auspicabili ritrovamenti papiracei con altro estilo, altro Sofocle o altro Euripide. Ma ecco, allo stato attuale delle nostre conoscenze, in Eschilo la guerra di Troia non è argomento diretto di nessuna fra le sette tragedie conservate, però va detto che è sullo sfondo della trilogia di Dorestea, perché Dorestea, voi insomma lo ricorderete, segue Agamennone nel suo ritorno in patria dopo l'assedio decennale. Quindi, se vogliamo, in Eschilo la guerra di Troia non è trattata, è soltanto appunto un antefatto che sta alle spalle di quanto succede con Dorestea. E qui in Sofocle troviamo invece due tragedie legate a momenti diversi della guerra di Troia, entrambi momenti che non sono trattati nei poemi numerici. Mi riferisco alla Iace e alla Filottete. Allora, la Iace racconta che cosa capita alla morte di Achille, quindi siamo già fuori da quello che viene narrato nell'Iliade. E con la morte di Achille scoppia una contesa fra gli Achei su chi debba, chi possa avere l'onore di prendere possesso delle armi dell'Iliade. E in particolare i due contendenti più accreditati sono Odisseo da un lato e dall'altra Aiace. Allora è chiaro a tutti che Aiace sarebbe il guerriero più valoroso, ma Odisseo, con l'astuzia e l'eloquenza che gli sono proprie, riesce a convincere la sedia degli Achei ad assegnare le armi a lui. E che questa per Aiace è un'onta che lo porta al suicidio. Ecco, anche il Filottete parla di un momento della guerra di Troia non raccontato nell'Iliade, e in questo caso Odisseo e Neottolemo, che sarebbe il figlio di Achille, vanno in cerca di Filottete perché una profezia ha svelato agli Achei che senza l'arco di Filottete sarà impossibile far cadere la città di Troia. Allora, Filottete in realtà era partito con i guerrieri Achei, ma a un certo punto era stato morsicato e la sua piaga purulenta l'aveva reso inavvicinabile e molto sgradito per i compitori, che comunque l'avevano abbandonato
e hanno proseguito nel loro viaggio verso Troia. Poi viene fuori questa profezia e la scelta dei due ambasciatori non è casuale, perché loro disse, ovviamente il personaggio che è assoluto più eloquente, come ho già detto prima, Neottolemo, un ragazzino, per così dire, quindi rappresenta un po' una sorta di nuova generazione ancora non corrotta. E nel corso della tragedia è interessante vedere come Odisseo in effetti sia abbastanza macchinatore, parli con astuzia. Mentre fra Neottolemo e Filottete è invece possibile un rapporto, diciamo, di umana sincerità. Ecco, forse non è un caso che siano episodi della guerra di Troia non narrati nell'Iliade, nel senso che l'eccellenza di Omero era un fatto ben noto agli antichi, gli antichi stessi erano consapevoli, e forse può essere anche stato un modo per evitare, secondo me, il confronto diretto con la grande opera omerica che nel corso del V secolo Atene era costantemente recitata. E qui in Euripide in realtà ci sono diverse tragedie tra quelle superstiti che fanno riferimento alla guerra di Troia, e forse non è un caso perché la produzione di Euripide in effetti si intreccia con la guerra del Peloponneso, che sapete, la guerra pluridecennale che contrappone Atene e Sparta. E che forse in questo contesto la guerra di Troia diventa in qualche modo un paradigma che il mito ci mette a disposizione per riflettere sulla crudeltà e sugli orrori del conflitto. E qualunque fatto della guerra sono riconducibili Ifigenia in Alpi e Ifigenia in Taurica, che sono due tragedie che prendono le mosse dal sacrificio della primogenita Ifigenia da parte di Agamennone, che vuole consentire alla flotta di salvare verso Troia, e se fanno il bisogno reso immortale da Lucrezio, probabilmente l'avrete, insomma, tutti letto. Poi ci sono alcuni eventi durante la guerra, e un esempio è il Reso, che però dispuia la paternità di Pidea, che racconta sostanzialmente quello che viene riferito nell'Iliade, nel libro intitolato Fatti di Dolone, che va a dire di ovviamente fanno strage degli alleati dei troiani, Reso e uno di questi era di traccia. Ecco, poi abbiamo, soprattutto questo mi sembra molto significativo, quattro tra le tragedie superstite che sono collegate ai postumi della guerra, vale a dire che portano in scena che cosa capita al termine del conflitto, quando la violenza è cessata e in qualche modo si può cominciare a fare un bilancio dei danni. Tra queste opere, tre sono vere e proprie tragedie: abbiamo l'Andromaca, l'Ecuba, e una è appunto quella che analizzeremo oggi, le Troiane, e l'altra è Elena, un'intera tragedia. E ci sono dei dati significativi che emergono già nei titoli. Bello intanto che sostanzialmente Euripide si mette nell'ottica degli sconfitti, perché Andromaca, Ecuba, le Troiane fanno parte del contingente che ha perso. Elena, diciamo, un po' bilico per i due contingenti, perché partirebbe come greca, ma di fatto nella guerra di Troia lei è sposa di Paride, quindi anche lei appartiene al campo dei troiani, e diciamo che da più parti è additata come responsabile del conflitto. Ed è significativo che si tratti in ogni caso di personaggi femminili. Ecco, è come se agli occhi di Euripide la donna fosse il paradigma della vittima innocente degli errori della guerra. Quindi, attraverso questo montaggio di concentrarsi sui personaggi femminili, Euripide può dar voce alle sue riflessioni appunto su quanto sia terribile il conflitto. Che naturalmente parla della guerra di Troia, ma vuol far intendere che sta parlando della guerra del Peloponneso. Quindi dice un intellettuale appartato che a un certo punto, perché in realtà si pronuncia sulla guerra, e la guerra del mito è solo una scusa per parlare della guerra dei figli suoi. Ecco, veniamo in effetti all'inquadramento storico della tragedia troiana. È rappresentata nel 415 alle Grandi Dionisie, durante il periodo della cosiddetta pace di Nicea, cioè una tregua del conflitto tra Sparta e Atene, tregua stipulata nel 421. L'opera soprattutto è di poco successiva a un evento che capita nel 416 e che viene narrato con notizie di particolari da Tucidide alla fine del libro V. Vale a
della distruzione dell'isola di Mero, l'isola che oggi è nota con il nome in pronuncia italicistica Milo, ed è l'isola da cui proviene la famosa Venere. Ecco, Milo sta qui. Si potrebbe suggerire un viaggio in queste isole. E lì vengo anch'io. luglio. Ma magari. Sì. No, maggio sarà l'ideale. Ebbene, allora, cosa succede in questo isolotto? Allora, succede che l'isola dei Medi domanda agli ateniesi la possibilità di rimanere neutrale, cioè di non schierarsi né a favore degli Spartani né a favore della Lega Adriatica. Gli ateniesi rifiutano e impongono una dimostrazione di forza che è emblematica di un atteggiamento imperialistico. C'è un dialogo fra gli ambasciatori delle due città. Ecco, diciamo che i Medi cercano di far valere, come si dice, la forza della ragione, e sostanzialmente sottolineano che sono una piccola isoletta che chiede soltanto di poter continuare a vivere in pace, che non faranno male a nessuno con la loro neutralità. Gli ateniesi contrappongono decisamente invece quella che si dice è la ragione della forza, e battono un pugno sul tavolo e inviano le navi contro l'isola di Mero e uccidono tutti gli uomini e deportano come schiavi tutte le donne e tutti i bambini. E questa è un vero e proprio massacro a cui Tucidide dedica diversi capitoli sulla fine del libro quinto, in quello che dovrebbe essere un dialoghetto autonomo rispetto alla guerra del Peloponneso, che appunto serve proprio a Tucidide per esporre in maniera paradigmatica i danni a cui può condurre un atteggiamento arrogante di imperialismo. Poi, sempre nel 416-15, si dibatte in assemblea sull'opportunità di inviare la flotta in Sicilia per estendere occidente i confini dell'impero. E come sapete, che poi la flotta verrà mandata, si intreccerà con la parola del personaggio di Alcibiade e finirà in un disastro a Roma. Ecco, in questo contesto Euripide fa sentire la sua voce per riflettere sugli orrori della guerra, soprattutto vuole elevare agli ateniesi un appello alla moderazione e a non comportarsi come i greci vincitori eccessivamente trattanti. E che questo si capisce fin dal prologo, che è un prologo, diciamo, abbastanza strano, diverso dai prologhi informativi che sono tipici della produzione euripidea. Prologo informativo significa un prologo in cui un personaggio di sua immaginità racconta come andrà a finire la vicenda, in modo che poi gli spettatori si possano concentrare appunto sull'analisi psicologica dei personaggi, e quindi non star dietro alla trama, perché sanno già come vanno a finire le cose, ma appunto seguire quello che gli Euripide l'aspetto più innovativo. Invece il prologo delle Troiane non ci dice nulla su quello che succederà nel corso della tragedia, ma piuttosto è sembra addirittura un prologo fuori tema, perché Poseidone e Atena decidono che vogliono punire i greci per il comportamento immorale tenuto durante l'assedio e al momento della distruzione. Quindi è un prologo che per un attimo si focalizza sui vincitori e segnala che la vittoria, quando tracotante, ha in sé i germi della sconfitta, e che appunto questo è un appello chiaramente alla moderazione, se non addirittura alla pace. E da questo prologo sembrerebbe, diciamo, emergere la possibilità che esista una giustizia divina, perché appunto Poseidone e Atena hanno l'idea di punire i greci per un comportamento sbagliato. Ma voi sapete che lui è molto scettico nei confronti della religiosità tradizionale, e quella che sembra una possibilità giusta all'inizio del dramma, diciamo, viene messa in dubbio nel finale, soprattutto attraverso le parole di Ecuba, per cui diciamo è come se Euripide ponesse una domanda, ecco, gli devono punire i greci così giustificati, ma
questo succederà sul serio, che alla fine Ecuba darà la sua risposta. Ecco, quello che succede nel corso della tragedia in realtà viene svelato subito dopo, quando escono dalla scena di divinità ed entra sulla scena Ecuba, appunto la moglie di Priamo, quindi sarebbe stata la era la regina di Troia fino al momento della distruzione della città. E il destino delle prigioniere troiane ci viene reso noto attraverso un dialogo di Ecuba stessa con l'arado dei greci Cantilio. E in primo luogo Ecuba si preoccupa di quello che capiterà alle sue figlie Cassandra e Polissena. E Taltibio svela che Cassandra è stata assegnata da Agamennone, quindi ritornerà in patria con il capo degli Achei. E per quanto riguarda Polissena, invece, viene usata una formulazione un po' vaga, molto femminina. Polissena è addetta alla tomba di Achille, e per il momento non si specifica nulla di più. Poi Ecuba chiede notizie della moglie di Andromaca, la moglie del figlio più valoroso, la moglie di Ettore, e viene a scoprire che per Andromaca c'è stato un destino terribile, perché è stata assegnata a Neoptolemo, come ho detto prima, il figlio del Filotteti, il figlio di Achille, quindi il figlio della stessa persona che aveva ucciso il primo marito. Soltanto l'ultima battuta, Ecuba chiede notizie relative a se stessa, e le viene detto che lei dovrà seguire Odisseo, quindi colui che ha ideato l'inganno del cavallo, e se vogliamo il principale responsabile della distruzione di Troia. Ecco, la situazione descritta non potrebbe essere più colpa, mi sembra. L'atmosfera cambia improvvisamente quando entra in scena Cassandra, appunto una delle figlie di Ecuba e Priamo. Voi sapete che Cassandra è una della profetessa di sventure, peraltro mai creduta da coloro che ascoltano invece tutte le profezie che poi si realizzano. Entra in scena danzando e chiedendo al coro delle prigioniere troiane che intoni un mineo per accompagnare il suo nozze con Agamennone. C'è un effetto straniante rispetto al dolore patito che è mostrato da Ecuba, che quando entra in scena si rotola per terra dal dolore e insomma dimostra di patire nel profondo la distruzione della città. Scusate. E in realtà dietro le parole di Cassandra non c'è follia, ma una logica spietata, perché Cassandra individua nel matrimonio il mezzo per intrufolarsi in una specie di cavallo di Troia al contrario nella reggia di Agamennone e per distruggerlo. Quindi sostanzialmente viene profetizzato quello che è stato con essere in particolare del e poi Cassandra comincia un discorso sui postumi della guerra. Una collega al fatto che lei intende distruggere la reggia di Agamennone e la famiglia di Agamennone stesso. E collegato a questo c'è una riflessione sul fatto che le conseguenze della guerra saranno peggiori per i vinti che non per i vincitori. E qui di nuovo torna prepotentemente alla ribalta l'attualità della tragedia di Euripide. Questo è il momento in cui gli ateniesi si sentono piuttosto forti, piuttosto sicuri di sé, perché hanno dato questa dimostrazione di forza contro i Medi, e pensano di doversi espandere anche in Occidente, anche in Sicilia. E Euripide mette in guardia appunto sul fatto che se anche dovessero vincere, comunque spesso la vittoria ha delle conseguenze imprevedibili. E Cassandra serve per esemplificare questo. Ecco, le parole di Cassandra ovviamente non sono comprese, ecco, però per chi conosce bene il corpus della mitologia classica, ecco, in realtà ci sono parole lucidissime, perché la profetessa
mette in scena davanti ai nostri occhi le disgrazie che ha avuto la Mendone, che l'aveva ammazzato dalla moglie della vasca da bagno, e Odisseo che aveva trovato il padre, era decisamente problematico. Ecco, dopo questa parte dedicata a Cassandra, entra in scena Andromaca. Ecco, suocera e mora, dando vita a una scena che può essere divisa in due parti. Nella prima parte, a farla da padrona è il pathos, e addirittura la voce di una donna si sovrappone a quella dell'altra, e insieme levano un lamento per la sorte di Troia e per la sorte delle donne troiane e ingegnere. Dopo questo momento di patetismo, le due donne però danno vita a una scena completamente diversa come atmosfera, come impatto, ma è una sorta di dibattito sofistico che tratta della vita, della morte e del loro rapporto rispetto alla speranza. E questo dibattito prende lo spunto dalla sorte di Polissena, sulla quale appunto Taltibio era stato provato, aveva detto, è addetta alla tomba di Achille. E la madre Elba si era domandata cosa questo significasse. Si era domandata che cosa dovesse fare sua figlia in qualità di guardiana della tomba. Ecco, poi a questo punto della tragedia viene fuori che in realtà Polissena è stata ammazzata, e quindi sarà detta alla tomba di Achille significa che anche lei è stata ammazzata e che il suo cadavere è stato sepolto insieme a quello di Achille, in modo che, come dire, come tutti gli altri guerrieri achei, anche Achille possa avere una schiava troiana, appunto Polissena appena uccisa. E prendendo spunto da questo destino, Ecuba e Andromaca riflettono se sia meglio morire, come è successo a Polissena, e quindi non dover subire i postumi della guerra, oppure se tutto sommato sia meglio, insomma, rimanere vivi e sperare in un ribaltamento della sorte. E secondo Ecuba è comunque meglio la vita. Perché, ecco, banalmente, finché c'è vita c'è speranza, e questa speranza è incarnata in Astianate, nel film di Andromaca e di Ettore, colui che avrebbe dovuto, dopo Ettore, reggere le sorti della città di Troia. Andromaca la pensa diversamente: secondo lei il destino migliore è stato quello di Polissena, che è morta, che è stata uccisa, perché almeno la morte ci risparmia i patimenti che dovranno subire loro in qualità di schiave, e che in particolare Andromaca si rende conto di essere davanti a una situazione senza uscita, perché se cercherà di essere una buona moglie per il secondo marito, per Antonio, sarà odiosa allo spirito di Ettore. Se cercherà di essere fedele allo spirito di Ettore, ovviamente vivrà malissimo nella regia di Antonio. Ecco, il tema della speranza, incarnata nel piccolo Astianate, tutti voi ricordate, il bambino in braccio ad Andromaca a salutare il padre Ettore in quei versi di Mortale, nel sesto libro di Iliade. Ecco, serve in realtà per riprodurre il momento più patetico dell'intera tragedia, vale a dire il momento in cui la speranza di Troia viene sfracellata giù dalle mura, quelle stesse mura dalle quali i genitori avevano costruito, insomma, il campo nella scena, appunto, del combinato con Ettore. Si tratta di una scena che compendia intanto il patetismo che è tipico di Euripide, e questo, se leggerete la tragedia nel suo complesso, lo potete vedere in maniera molto emblematica, la descrizione del bambino che, quando capisce che qualcosa non va, si attacca al mondo della mamma e non vuole lasciare andare. Questa scena comprende anche il messaggio che condanna la guerra in maniera molto decisa come una crudeltà immotivata anche contro le vittime innocenti. Astianate è un bambino, non è in alcun modo responsabile né coinvolto in quanto successo, e questo chiaramente un riflesso dei fatti di Melo, in cui donne e bambini sono stati tutti fatti schiavi.
questa uccisione gratuita, che viene scelta come paradigma per esemplificare l'assurdità della violenza bellica, serve per individuare, serve perché sia la nonna sia la mamma di Astianate, quindi Eva Androva, il nome che stavo discutendo, individuino Elena come la come cattiva origine dei mali. Ecco, e a questo punto Elena entra in scena. Ecco, vedete che le troiane sono composte, diciamo, da anelli, se vogliamo, uno collegato all'altro. In ogni anello è protagonista una figura, o sono due figure che dialogano, e ogni episodio in sé è conchiuso, ma sono concatenati in maniera sottile, molto efficace. Perché appunto Ecubandronaca hanno appena individuato in Elena la Cacacon, che Elena compare in scena insieme a Menelao. Ecco, questo perché nella spartizione del continuo delle donne troiane, Elena era stata preassegnata a quello che era il suo primo marito, questo Menelao, che compare in scena allegro e glorioso, dopo che appunto si è appena sfarcellato un bambino giù dalle porte scene, dicendo che quello è un giorno radioso, perché è il giorno della vendetta, perché è il giorno che finalmente il suo onore viene stabilito e lui si riappropria della moglie che era sua. Ecco, a questo punto è un video di scena, un vero e proprio dibattito su un argomento che appassionava molto il pubblico ateniese del V secolo, vale a dire la colpevolezza o meno di Elena, la responsabilità o meno di Elena nel conflitto troiano. Ecco, questo è un argomento che svilupperemo meglio martedì, quando appunto parleremo dell'Elena. Euripide mette in scena un dibattito, mette in scena due enantius logus, due discorsi contrapposti, un discorso di difesa e un discorso di accusa. E ovviamente Elena parla in difesa di se stessa. Ecuba risponde accusando la nuora. Ecco, vediamo un po', secondo Elena, chi sono i colpevoli? Tutti fuorché lei. Allora, il primo colpevole è la madre, cioè la sua interlocutrice, perché in fin dei conti lei lo ha partorito e quindi la colpa della madre. In secondo luogo, il colpevole è il padre, primo, perché ad un certo punto Ecuba e Elena avevano sognato che anziché il piccolo Paride, da Ecuba nasce un tizzone che incendiava tutta Troia. Questo era un segno degli dei per far capire che dal piccolo Paride in realtà non sarebbero scaturite disgrazie. E Priamo, nonostante il suo figlio premonitore, non ha fatto nulla per far allontanare il bambino, quindi è colpevole anche lui. Poi colpevoli sono le tre dee civettuole che si sono riunite per la contesa che fosse la più bella, e in particolare Afrodite, che ha pensato bene di offrire a Paride l'amore della donna più bella, vale a dire Elena stessa. Infine, i colpevoli sono tutti i troiani, perché quando Elena è rimasta vedova, perché pare che è stato ucciso in guerra, nonostante non andasse a gran voce di poter tornare dal primo marito e di porre così fine al conflitto, ecco, in realtà i troiani volevano tenerla presso di loro e anzi ne avevano trovato un fratello di Paride come secondo marito per farla rimanere in città. Ecco, questo è quello che ci dice Elena stessa a sua difesa. E Cuba risponde colpo su colpo, diciamo che non scende nel dettaglio della consapevolezza, della colpevolezza di lei stessa, madre e del padre, si concentra, ecco, riflettendo dal punto di vista razionalistico di Euripide sulle divinità tradizionali, si concentra sulla figura di Afrodite, che appunto Elena indica come responsabile. Ecuba apostrofa Elena dicendo: no, guarda che tu chiami Afrodite quello che era il tuo sentimento di amore, perché quando tu hai visto Paride che era bellissimo, che era vestito lussuosissimo, Menelao ti è sembrato un poveretto e tu di buon grado hai seguito fin qui da noi a Troia,
E poi che cosa dici non è vero, non volevi abbandonare la città, perché altrimenti avresti fatto come fanno tutte le figure onorevoli, cioè ti saresti suicidata. Ma noi non l'abbiamo mai trovata, con il coltello pronto ad ammazzarti, con il cappio attorno al collo. Sei rimasta Doria di buon grado. Ecco, diciamo che nei discorsi, appunto, se hai leggerete tutte le troiane, è possibile rispondere in maniera puntuale, colpo su colpo, e questo è uno snodo argomentativo che è proprio al centro del legame fra le troiane e l'Elena. Ecco, poi con un fortissimo cambiamento nella temperie emotiva, a questo dibattito, appunto sofistico, costruito in maniera rigorosissima, segue un momento di più alto patetismo, cioè la sepoltura di un piccolo astianante. Qui vediamo che viene mostrata pietà anche dai nemici, perché c'è Taltibio, appunto parlando dei greci, che ricompone il cadavere, e la nonna Ecuba che rende le nuove funebri, auspicando che almeno nell'aldilà non possa ricondurre al padre, che è il figlio Ettore, la figlia di lei, Ettore, che Ettore possa avere cura di lui. Questo auspicio era chiuso nel fatto che lei domanda a Taltibio, che glielo concede, di seppellire il bambino nello scudo del padre. Quindi lo scudo di Ettore viene usato così come rendere più difficile il piccolo innocente. E Cuba riflette naturalmente sullo strazio di questa morte, che non potrebbe essere più contraria alle leggi della biologia, e Euripide conclude questo episodio con una fortissima condanna e definisce il sacrificio di un innocente come aisprom, come un gesto assolutamente torpe. Ecco, quindi per concludere la nostra chiacchierata di oggi, ecco la tragedia, poi termina con le navi di Cacchè che partono. Ecuba riflette sul fatto che lei pregherebbe gli dei che questo viaggio fosse sventurato per tutti i greci, ma dice: io gli dei li ho pregati tante volte e quello che ho chiesto non si è mai arrivato. Quindi ecco questa immagine di Atene e Poseidone che vogliono rendere possibile difficile il viaggio di ritorno dei vincitori, ecco, in qualche modo viene messa in crisi, viene messa in dubbio dalla conclusione, ecco, in cui Ecuba afferma che la giustizia divina chissà se esiste, perché lei tante volte ha provato ad appellarsi appunto a qualche entità superiore, ma le sue richieste non hanno mai trovato alcun riscontro. Ecco, donne e guerra, lo dicevo all'inizio, e sottolineavo che appunto le donne sono le protagoniste privilegiate da Euripide, insomma queste tragedie che riflettono sui posti della guerra, le donne in particolar modo le donne della parte degli sconfitti, quindi le donne troiane, perché rappresentano più di tutti la categoria delle vittime innocenti che dal conflitto proprio non guadagnano nulla, perché se vogliamo un Ettore può guadagnare nell'ottica degli antichi fama immortale, ma le donne troiane non hanno guadagnato niente, hanno soltanto perso. E appunto rimane dalle parole di Andromaca il dubbio che sia peggio sopravvivere a una guerra che non poi essere uccisi, perché per chi sopravvive c'è un destino terribile di schiavitù e di vergogna che continua anno dopo anno. Ecco, la sola eccezione rispetto a questo universo femminile viene presentato come incolpevole, come di fatto appunto vittima innocente della violenza altrui, è appunto Elena, che dice appunto sulla sua colpevolezza si discute in maniera così, insomma, piuttosto razionale e argomentata. Andromaca ed Ecuba sono convinte che Elena sia la vera colpevole della guerra, e anzi addirittura esortano Menelao a non salire sulla stessa, perché Menelao assiste al dialogo fra Ecuba e Elena, e diciamo che parte già per Ecuba. Dice: no, guarda, tu sei colpevole e adesso tu mi segui e una volta tornati a casa io ti ammazzo. Ma Ecuba richiede che Menelao sia alla fine dell'uccio e che se solo salirà sulla stessa nave della moglie e rimarrà sedotto da lei, e quindi c'è questo momento in cui lei supplica il nemico di non salire sulla nave come Elena, perché altrimenti appunto si rischia che anche in vetta ci sia la riconciliazione. Qui appunto Elena è un'eccezione
viene vista come vittima, ma probabilmente anche come carnefice, con sue figure di Enna affetteremo meglio martedì. Quello dicevo all'inizio, lo riprendo adesso che è più chiara la trama della tragedia, c'è un riempiogiamento chiaro ai fatti di Nero, appunto dove le donne e i bambini sono stati fatti tutti schiavi. I fatti di Nero servono anche però non soltanto per far compiangere la sorte dei medi sconfitti, ammazzati, prigionieri, ma servono anche perché nascondono nascondono un monito ai vincitori, ai milanesi. Tutte le profezie che si susseguono dalla prima scena con la tele di Poseidone alle parole di Cassandra sulla sventura che toccherà agli eroi achei, ecco, in realtà servono per il punto milanese e come rimprovero per la strage passata e come monito per le decisioni future che si devono prendere riguardo alla spedizione in Sicilia. Ecco, diciamo che nel complesso che cosa emerge dalla tragedia di Euripide, a parte una riflessione molto dolente sugli orrori della guerra, e, diciamo, un messaggio umanitario di pietas legato più tanto alla figura di Astianate, no? Appunto la figura del bambino, emerge un forte messaggio politico di pacifismo. Un messaggio che viene esposto per bocca della categoria che per eccellenza è quella esclusa dalla politica, da dire appunto la categoria delle donne. E, la categoria delle donne è esclusa dalla vita politica, ma forse proprio per questo le donne potranno trovare una soluzione a questa impasse, a questa spirale di violenza in cui sono cadute Atene e Sparta, e che questo è esattamente il messaggio della Lisistrata, la commedia di cui parleremo invece fra 15 giorni, insomma mercoledì, fra due settimane. Ecco, quindi la donna collegata alla guerra sia come simbolo che come esprimere la sua, diciamo, inutile violenza, insomma, il suo accanimento contro gli innocenti, ma anche, diciamo, come gioco, come asso nella manica, per trovare una soluzione inaspettata laddove tutte le altre soluzioni hanno fallito. Ecco, quindi diciamo che soluzione inaspettata, ne parleremo fra 15 giorni, con la resistenza, mentre la prossima volta continueremo appunto il dibattito sulla colpevolezza e la responsabilità e anche la solidità della guerra. Ecco, per questo lo anticipo, nell'Elena tutto il dibattito che viene fatto qui nelle troiane non ha ragione d'essere, semplicemente per il fatto che la Troia non c'è mai andata.